Signor Ollio, ho convocato qui da me voi giornalisti perché possiate comunicare al mondo intero la nostra ultima scoperta, la super forte ferropillola. Solo una domanda, signore. È proprio molto potente questa nuova ferropillola? Ebbene, ho preso solamente una pillolina questa mattina e mi ha dato un tale vigore che... che avrei voglia di lanciare tutto in aria. Ho voglia anche di fare i salti per la gioia. Così. E voglia di gettare i miei guai così. Su, sbrighiamoci. Dobbiamo comunicare in redazione questa eccezionale notizia, Stelio. Certo, Olio. Prima vorrei provare una di queste super ferropillole. Devi prenderne una soltanto, però. Oh, santo cielo, le ha ingoiate tutte quante. Sai, Olio, mi senti un po' stronino. Questo non mi meraviglia. In corpo hai più ferro tu di 3 tonnellate di spinaci. Stai attento, è molto pesante. Attenzione! Ehi, ma non se n'è quasi accorto. Wow, deve essere un uomo di ferro. Uomo di ferro? Forse hanno ragione loro. Scusi, signore, mi presta il suo martello, per favore? Con piacere. Peglio, tutte quelle pillole che hai ingerito ti hanno fatto diventare di ferro. Ho una grande idea per sfruttare le tue capacità. Affronterai Killer e se resisterai per 3 round, vinceremo $5,000. Ma io non ho fatto mai il pugile. Non importa, ricordati che sei un uomo di ferro. Tu non devi far altro che farti colpire da lui, Stelio. E poi ci daranno $5,000, Olio. Certo, se resisterai 3 round. Olio, ho tanta paura. Cerca di controllarti, Stelio. Questa sarà una storia magnifica per il giornale. Ne parleranno nella pagina dei necrologi. Signore e signori, ecco a voi la prossima vittima. Voglio dire, lo sfidante, il peso piuma, Stelio! Mi raccomando, devi essere deciso. Usa le tue mani di ferro, Stelio. Va bene, Olio. Questo sarà l'incontro più breve della storia della box. No! Prendi questo! No! Forse sarà meglio che mi faccia colpire da lui. Continua così, Stelio, perché sta andando benissimo. Va bene, Olio. Allora, hai portato i ferri di cavallo? No, ma questi vanno anche meglio. Sono 2 calamite. Lo spappolerò. Vieni qui, amico, ho un bel regalino per te. Lasciami andare! Lasciami andare tu piuttosto. Aiuto, fammi scendere. Con molto piacere. Mi senti un po' stranino. E io mi sento nuovamente libero. Hai forse detto hai? Certo, fa male. Santo cielo, quell'acqua ti ha fatto perdere tutti i tuoi poteri. Senti, Olio, allora non sono più un uomo di ferro? Che è successo? Olio, adesso che cosa facciamo? Mi ucciderò. Non lo farà se usiamo l'astuzia. Andiamo. Dove è finito quel microbo? Sono qui, signor Killer. Ehi, voi! Non vi sembra una mossa troppo sleale quella? Ma siamo costretti a farlo, signore! No! Ehi, ma che succede? Sono incollato al furgone della lavanderia! Mio caro Stelio, pensa che bell'articolo verrà fuori da questa storia! Come lo intitoleremo, Olio? Senti questo. Tipo poco pulito, viene spedito in lavanderia da un velido giornalista.